Buongiorno dal bagno di casa mia. Mi sono preparata, mi sono vestita, brandizzata ovviamente GMF perfezionamento di guida. Ed oggi vi porterò al lavoro con me. Perfetto, sono pronta per partire. Accendo la moto, la scaldo un pelino e via. Molto bene, finché mi sto appropinquando, se così si dice, penso di sì, verso il punto d'incontro che è solitamente fisso con i miei allievi al mattino, vi spiego un po' come si svilupperà la giornata. Innanzitutto, il corsista di oggi non è un corsista qualunque, mi sono messa d'accordo con lui per fare questo video. Allora, per comodità questa mattina prendiamo il bigliettino dell'autostrada perché sono un po' di corsa. Direzione Piovene Rocchette. La prima parte del corso sarà dedicata alla teoria e seguiranno poi tutti i vari esercizi di simulazione nel piazzale. Principalmente imparare a fare i tornantini stretti, le inversioni a U, la frenata d'emergenza. Ed eccomi qui, sono arrivata al punto di ritrovo con la mia Honda CB650. Aspettiamo lo special guest che farà il corso con me oggi. E finalmente è arrivato Ludo! È finito Ludo? Sì, mangiato tutto? Salsicce, uova e fagioli. Tan 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 tan. Per chi non lo sapesse, lui è il social media manager di Honda Italia. Mi piace farmi chiamare digital specialist. Ho sbagliato a dirlo? No, era una scenetta. Allora Ludo, adesso direi che andiamo innanzitutto a bere un caffè. Così avremo modo di chiacchierare quei 5 minuti per capire dove e come improntare la giornata di oggi in base alle tue difficoltà e a ciò che vuoi migliorare nella guida. Non è come a Roma, puoi lasciare tutto così incustodito sulle moto. Simpatia che si vede. Ed eccoci qui, benvenuto Ludovico nel mio ufficio! Fantastico, molto ampio devo dire. Adesso ti spiegherò un po' di cose. Alcune già le saprai, altre probabilmente no. La frizione, ahimè, viene molto snobbata e quindi molti la utilizzano on-off. Abbiamo due modi per modulare la potenza del motore. Primo, dando gas. Il secondo è utilizzare la frizione. La differenza tra le due è che il gas glielo dai da un tot di velocità in su, ma quando la velocità è bassa non puoi modulare solo con il gas. Bassa velocità cosa fa? Singhiozza. Abbiamo la necessità a parzializzare con la frizione. Tutte le moto del mondo con le forcelle tradizionali si comportano così. Io freno davanti, la moto fa questo. Certo. Ok. Però se io faccio questo, nel mentre freno con il freno dietro forte, si blocca. Per questo io dico che prima bisogna sempre usare il freno dietro. Tutto il peso della moto più il tuo peso che va sul manubrio schiaccia le forcelle. Dove va a finire tutto sto carico? Sulla gomma? Anteriore. Ok, quando io devo fare una curva devo immaginare di essere Rose del Titanic. Se adesso tu dovessi immaginare di fare una curva senza le mani, stringi bene le gambe sul serbatoio. Devi fare finta che sullo specchietto ci sia una calamita collegata alla mentoniera del tuo casco e le due calamite vogliono toccarsi. Non puoi pensare di buttarla giù così. Non puoi mai accelerare, possiamo frenare più tardi e dare gas molto prima. Vedo dei gran piegatori con il ginocchio per terra, ma con la testa dall'altra parte. Ed è come avere la zavorrina dietro che si tira su dall'altra parte. Ok. Adesso tocca a te. Vorrò sentire i giri della tua moto sempre alti e costanti. Adesso mantenendo i giri costanti e alti e vieni verso di me. Guardami. Ok. Dai, bacia lo specchio, chiudi le gambe. Bene. Gira bene la testa. Bravo Ludo. Adesso però bisognerà anche girare a destra. Adesso gli faccio lo scherzetto. Ho stretto ancora di più il tornantino. Bene. Adesso, caro Ludovico, dovremo fare le prove delle frenate. Abituarci soprattutto alla frenata combinata.
freno dietro. Bene, grazie, grazie mille. Sì. Salute. Sì. Sei pronto a ripartire? Assolutamente sì. Facciamo questo esercizio che è il più divertente in assoluto di tutta la giornata. Questa mattina tu mi hai detto di avere qualche difficoltà a fare tornantini stretti in discesa. Sì. Adesso eliminiamo questa tua difficoltà. Faremo questi tornanti in discesa in folle. La velocità è bassa, i nostri freni sono più che sufficienti. Questo è un esercizio semplicissimo, spaventa tantissimi, non capisco perché. Quando io chiedo, ma da bicicletta in discesa c'è l'al freno motore? No. Eppure i ciclisti, quelli professionisti, arrivano a delle velocità stratosferiche. Quindi vuoi vedere che noi che abbiamo tre dischi, tre pinze, vuoi vedere che non ce la facciamo a frenarla sta moto? Mettiamo che questo sia il nostro tornantino a destra in discesa. La nostra uscita deve essere sempre all'estrema destra. Ok. Allora, è stato divertente? Sì, devo dire, sì, ho sentito la differenza. È difficile fare i tornanti stretti in discesa? No, in realtà no. Andiamo a fare le traiettorie. Allora, Ludo, siamo arrivati nel tornante, sì, dove imparerai tutte le traiettorie giuste. Adesso ce le facciamo a piedi e poi risalirai in moto e cercherai di replicarle anche in sella. Va bene, perfetto. Della curva, non vado più largo, non ho un bilico. Se tu calcoli, questo è lo spazio di una macchina. Se sono qui, la macchina da là mi vede e non chiude la traiettoria. Se invece mi trovo in questo punto e la macchina sta arrivando e mi sta tagliando, io da qui la macchina la vedo, ma sono stretto, non mi dà fastidio. Semplicemente, visto che qui sono ancora a moto dritta, lascio che la macchina sfili, rallento, la macchina passa, quando è passata raggiungo il mio punto, qui posso già dare gas full. Adesso vediamo il primissimo tornante di Ludo come andrà. E lì do gas. Non andare in contromano. Frena forte. Bravo. Abbiamo finito la parte di teoria nelle traiettorie, ora mettiamo tutto in pratica. Corso terminato, mi sembra che l'allievo di oggi abbia imparato bene. È finita, Ludo, sei stanco? Ti devo dire, sono crepato, sono stanchissimo. Di solito finisco alle 4, sono le 4 e mezza passate. Infatti... Adesso ci beviamo qualcosa di fresco, poi ti lascio andare. Sì, soddisfattissimo, ma anche stanchissimo. Però devo dire che sei stato molto bravo. Tu sei sicuramente una grandissima insegnante e devo dire che sono un uomo nuovo adesso. Sono proprio soddisfatto. Comunque stanco l'allievo, ma sappiate che è stanca anche l'istruttore. Oltretutto qua c'ho un corno da stamattina che mi è nato. È tutto il giorno che faccio video cercando di tenere la telecamera. Qua, dalla fronte in giù. Sì, perché... Ma no, ma neanche si vede. Sono un unicorno. Bravo Ludo. Grazie. Comunque per me non è finita, perché adesso me ne torno a casa e monto il filmato della giornata. Grazie Greta. Alla prossima Ludo. Fai bravo e allenati. Sempre, sempre. Grazie mille a tutti i ragazzi per aver guardato questo video. Magari non è stato divertente ed appassionante come gli altri che ho caricato fino ad oggi, ma ci tenevo davvero particolarmente a portarvi con me per mostrarvi una delle cose che amo di più fare al mondo e che più mi dà soddisfazione. In realtà ciò che avete visto è solo un 10% in pratica di quello che poi spiego durante la giornata di corso. Infine preciso che la mia non è una scuola di guida sicura. Sono semplicemente un insegnante che dà delle lezioni private per darvi modo di perfezionare il vostro stile di guida o magari aiutarvi ad eliminare determinate difficoltà che ritrovate quando fate i giri in moto. In ogni caso, per tutte le info vi lascio la mail in descrizione. Dalla mia scrivania è tutto, adesso mi metto a montare il filmato. Ancora grazie a tutti e al prossimo video.